Spesso mi scrivete in privato per chiedermi quale smartphone comprare ed è per questo che abbiamo inaugurato ormai 2-3 anni fa la rubrica Top Smartphone, che ogni mese cerca di raccontarvi, di creare una sorta di panoramica sul mercato degli smartphone, una fotografia in quel momento di quali sono i migliori smartphone ai migliori prezzi. Però al tempo stesso quella è una rubrica che deve essere ovviamente oggettiva, non posso andarla a influenzare delle mie preferenze, altrimenti sarebbe un'informazione deviata appunto dalle mie esigenze. Spesso però poi mi chiedete anche quali sono le mie personalissime preferenze. Allora ho deciso di creare questo video, questo editoriale, dove vi racconto i miei tre smartphone preferiti di questo 2020. Tre prodotti che ho selezionato in tre fasce di prezzo separate, perché altrimenti vi avrei consigliato probabilmente solo top di gamma. E uno smartphone sotto i 350 euro, uno tra i 350 e i 700 euro e l'ultimo invece sopra i 700 euro. Ma prima di iniziare facciamo un gioco. Durante la sigla andate nei commenti e scrivete i vostri tre smartphone preferiti, così poi a fine video vediamo se erano gli stessi che ho selezionato io. Iniziamo. Il mio primo smartphone preferito di questo 2020 è Samsung Galaxy A71, un prodotto che ho visto recensito a febbraio, davvero molto valido perché al suo interno c'è un processore Snapdragon e l'accoppiata Samsung più Snapdragon è sicuramente vincente, molto di più rispetto all'Exynos. Ricorderete infatti che Galaxy A51 l'ho criticato parecchio per la sua lentezza, infatti sono curioso di riprovarlo in questi giorni per capire se è migliorato oppure no. Comunque A71 rimane la mia preferenza numero uno perché è sceso sotto i 350 euro in questo periodo e a questa cifra è davvero un best buy, anche se c'è Xiaomi che scalpita con alcuni modelli 5G che vengono offerti proprio su questa fascia di prezzo, quindi diciamo che vedremo se a giugno le mie preferenze cambieranno oppure no in favore di uno di questi modelli della casa cinese. Galaxy A71 poi lo amo anche per il discorso della batteria, anche qui grazie al processore Snapdragon che offre diverse ore di utilizzo. L'unico aspetto che mi fa storcere un po' il naso al solito sono le dimensioni eccessive, ma ormai anche io mi sto arrendendo a questi padelloni. Poi sappiamo è un Samsung, quindi punta tutto sul display di ottima fattura, paragonabile ad esempio a un S10 Lite, anche quello interessante ma decisamente più costoso, paragonabile anche un pochetto a un S20, certo non è lo stesso livello però è comunque un ottimo pannello, per esempio anche quello del Galaxy A41 che sto provando in questo momento ha un display eccezionale per la fascia di prezzo in cui viene inserito. Oltre a questo anche sull'aspetto delle fotocamere, anche qui sufficientemente completo per il prezzo a cui viene venduto, davvero non c'è niente di cui lamentarsi. Invece A51 lo preferivo per le dimensioni, ma come vi ho già detto la lentezza non me l'ha fatto preferire. E tra i 350 e i 700 euro la mia preferenza è uno smartphone di una casa cinese che è arrivata sul mercato da pochi mesi, forse poco più di un anno. Parlo di Realme X50 Pro, che mi ha lasciato a bocca aperta per la qualità costruttiva che sono riusciti a raggiungere in così poco tempo. Da una parte mi sorprende, dall'altra ovviamente no, perché sappiamo che Realme è un'azienda costola della BBK Technologies che produce anche gli Oppo, i Vivo e i OnePlus, quindi ha una storicità e un'esperienza non da poco. Ciò che mi piace di più di X50 Pro 5G è ovviamente il prezzo, 599 euro e al suo interno c'è lo Snapdragon 865. Diciamo che è uno di quei pochi smartphone che è definibile ancora flagship killer, che prende quindi il posto diretto di OnePlus, offrendo un processore di altissima gamma a un prezzo contenuto. È ciò che doveva fare OnePlus, ma che invece ha voluto osare insieme a Xiaomi e puntare molto in alto l'asticella, con la conseguenza che ora vendono relativamente poco e quindi per la prima volta per OnePlus soprattutto i prezzi dei top di gamma sono già in calo. Lo considero a tutti gli effetti un top di gamma, mi piace esteticamente. L'unico difetto che posso trovargli è che è un po' pesante, un po' spessotto, però è una caratteristica praticamente comune a tutti gli smartphone con connettività 5G. Poi c'è il discorso software, dove con la nuova Realme UI si è fatto un deciso passo in avanti, c'è ancora qualche neo da andare a correggere, andare a limare, ad esempio qualche correzione, qualche bug, però nel complesso è un'esperienza che in parte mi ricorda la OnePlus di qualche anno fa. C'è un software fluido, reattivo, completo a sufficienza, ma con
qualche piccola pecca, quindi secondo me è giusto qualche anno e poi si metterà a livello anche su questo, su questa specifica. E infine, sopra i 700 euro, davvero iper indecisione tra due prodotti. Parlo di OnePlus 8 Pro e Samsung Galaxy S20 Plus. Sono davvero i miei preferiti su questa fascia di prezzo e decidere un vincitore è stato davvero difficile. Però ho scelto OnePlus 8 Pro. Più volte vi ho raccontato di un Galaxy S20 Plus davvero molto molto valido, però al tempo stesso viene venduto in Italia con processore Exynos, con tutti i problemi che si porta dietro, quindi qualche laghettino qua e là, ma soprattutto una batteria che non dura come dovrebbe una 4500 mAh. Quindi fuori dalla mia preferenza, al posto metto OnePlus 8 Pro, che invece dalla sua ha una completezza hardware simile a quella di Galaxy S20 Plus, ma anche simile a quella di Realme X50 Pro. Ciò che mi piace di più di OnePlus 8 Pro è la parte software, l'Oxygen OS. Io ho già detto che per molto tempo ho utilizzato OnePlus 7T Pro, quindi mi aspettavo semplicemente una conferma da questo punto di vista. Certo, sulle fotocamere mi aspettavo qualcosa di più, perché devo dire che la color filter camera, pur vedendo attraverso le cose, non offre granché, mentre gli altri sensori offrono un buon risultato, ma come vi ho detto nel confronto fotografico di qualche video fa, è sicuramente sotto al trio, al classico trio tra ovvero iPhone, Huawei e Samsung. Molto buona la batteria, ottimo display con i suoi 120 Hz, ha la ricarica wireless, certificazioni P68, insomma un prodotto molto molto completo devo dire è il mio preferito su questa fascia, ovviamente andando a offuscare, se non cancellare, la storia dell'azienda, che ha sempre promesso dei flagship killer, dei never settle, insomma tutti motti molto molto azzardati, molto aggressivi, che vedo un po' stonare su questo prodotto, ma non posso dire che il prodotto non sia valido. Infatti l'ho detto nella recensione che è un ottimo prodotto e lo ribadisco in questo editoriale, dove appunto lo decreto, diciamo, il mio preferito, quello che andrei ad acquistare ovviamente appena cala un po' di prezzo, e infatti lo sta facendo. E poi c'è un più uno, perché se non ci fosse stato quel problema io l'avrei scelto al posto di OnePlus 8 Pro. Parlo di Huawei P40 Pro. Ebbene sì, ogni volta che lo prendo in mano mi dà quella sensazione di qualità e di completezza. Non hai 120 Hz ma hai 90, ma un display davvero pazzesco. Non mi piace ovviamente il doppio foro in alto a sinistra, però ha riconoscimento facciale anche al buio, quindi non male. La cosa che però ovviamente mi fa preferire Huawei P40 Pro in questo momento è l'averci installato le app di Google. Come vi ho detto in un paio di video, si può sopravvivere senza app di Google. Vi ho fatto anche un video di circa 20 minuti dove vi dico quali sono i pro e i contro di tale scelta, ovvero di scegliere uno smartphone Huawei senza GMS, però al tempo stesso vi ho anche detto che se siete utenti Google, uno smartphone Huawei è praticamente inutilizzabile, perché devi andare a trovare un sacco di workaround che a volte funzionicchiano e quindi diventa un'esperienza decisamente negativa, e per questo preferirei il OnePlus 8 Pro. Però io ci ho installato le Google App, vi ho fatto anche una guida che magari vi lascio linkata in descrizione. Le applicazioni di Google ora funzionano benissimo e devo dire che adesso per me è davvero il preferito. Ovviamente non sto a consigliarvelo, perché vi ho fatto tutta questa manfrina non a caso, però davvero un peccato, perché è una scelta diciamo che non riguarda il nostro paese e il nostro continente, va a influire sulle nostre decisioni di acquisto. Perdonatemi il mega pippone al riguardo, però io sono sempre per andare a preferire una libertà di mercato in questo senso, soprattutto in un settore così altamente competitivo. Aziende come Huawei hanno portato tantissima innovazione, tantissima tecnologia, e se oggi c'è stata tutta questa rincorsa sulle fotocamere, tutta questa innovazione sulle fotocamere, in parte è anche grazie a Huawei, che è partita con le prime fotocamere Leica, quelle in bianco e nero ad esempio, per poi andare avanti con il periscopio, eccetera eccetera eccetera. Ovviamente gli altri poi hanno dovuto combattere sul mercato e proporre soluzioni alternative e allo stesso modo interessanti, ma questa è la competizione che deve rimanere e deve continuare ad esserci se vogliamo prodotti sempre migliori. Ma questo era tutto un discorso da iper nerd. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, quali sono le vostre preferenze, e fatemi sapere anche se volete un video al contrario, ovvero i tre smartphone di questo 2020 che odio. Ebbene sì, ho anche quella personalissima classifica.
Lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!